È andata Rossi. Allora Rossella è andata a chiedere una sedia alla vicina. Sì, ma qua i vicini, qua non ci si parla. Cioè io avevo fatto il parco Mulac quest'estate, per cui abbiamo anche avuto delle rotture di coglioni, non è niente questa cosa di parco Mulac. È vero, stiamo preparando la cena di Natale! Com'è? Non siamo vogliamo andare a casa da mia nonna. Comunque io volevo far vedere, se possibile, un pezzo, la parte primo, un pezzo di nebbia. Sì, non si vedeva, cioè io dico solo che non si vedeva la cosa dell'Esselunga, non si vedeva, io a un certo punto stavo oltrepassando l'Esselunga prima. Vieni mia Flavia che sembra di essere alle Maldive quando c'è l'uragano, perché ne abbiamo anche le palme. Sì, il Cosmo prof. No, poi gnocchissimo era. No, puoi dire brevemente la tua esperienza con il Foreo. Federica, tu che cosa ci fai? Non lo vogliamo sapere perché abbiamo capito che c'è. No, dicevo che la prima volta che l'ho visto al Cosmo prof mi sembrava uno strumento familiare. Non so, aveva un design familiare e il gentilissimo ragazzo che era allo stand della Foreo mi ha fatto notare che il loro core business sono i vibratori, e da lì hanno detto: se vibra e funziona, se vibra da un'altra parte funziona uguale, funziona anche in faccia. Perché che se guardate lo spazzolino della Foreo, no, quello sembra proprio un vibratore, è un vibratore. No, sì, ma sì, se tu vedi quello e vedi un vibratore normale loro, la forma è la stessa, cioè semplicemente uno è piccino e l'altro è... Che li stiano riciclando. Ma quello spazzolino ha le spazzoline piccolette anche in cima? No. Quindi tutto... è volendo proprio... No, è come un vibratore, cioè io secondo me non c'è nessuna differenza. Scavanari è l'ultima, cioè io si devo, sa... Devo chiudere la fine. Beh, lei chiude, ma anche allora, in discoteca è l'ultima che se ne va. Da anche quella cosa di... Però devi farla bene, non è che puoi farla così, perché sennò ti incazzi. Hai detto vergogna! Quelle sono... Sono le 9 50 minuti di ritardo! 50 minuti di ritardo! Vergognatevi! È colpa mia! Il muro, il muro della vergogna! A mangiare in cucina! Tutta sedia! La serata ha già assunto dei toni melodrammatici, perché ci stiamo ricordando di quando eravamo piccole e quando eravamo i fidanzatini si chiamavano a casa invece che sul WhatsApp, e andavamo alla cabina col gettone a dire ciao, buongiorno, perché rispondeva la mamma sempre fisso, buongiorno, sono Alida, c'è Luca, Luca! Se rispondeva il papà io attaccavo. Però era bello, cioè pensate quanto è troppo facile adesso. Ma così va a finire. Io andavo a correre quindi stavo tornando, c'era un pezzettino di statale da fare e questo si fermò con la mia. Stava correndo in statale? No, giù da me. E quindi questo accosta, così vabbè. Io questo è un vivo, c'era un camionista strano perché era biondo con gli occhi azzurri, molto carino, fighettino. Camionista che sono tutti rumeni. No, ma sai, io mi aspetto uno possente, poi c'è questo nero tutto. Io voglio andare il numero, noi usciamo insieme. Cioè, questo qua, ragazzi, non me lo dici mai per due cose. Una volta che cercava di convincermi a dargliela, una sera che stavamo in posso registrare? No, ma non è andata. Ah, ok, posso. Sapete come mi stava convincendo? Un attimo, quando entro ed esco. Che voglia che mi viene così. Perché sono tutta calda. Sì, eccitato, comunque non potevo andare a capire. Cioè, ma scusa, ma non stai parlando, vabbè. Poi vabbè, questo qua era da ridere perché aveva... Ti veniva a prendere quella musica, sai, quella tutta Tamara, eccetera. Poi quando era il momento soft che ti stai venendo ad imboscare, tirava fuori lo strapazzo. Ma allora tu dici... No, quella macchina. Ah, pensavo venisse col camion. Facciamo le lezioni di piemontesità, forza Vittoria, vediamo un po' qual è il test. O valengone. No, e stavo dicendo che l'altro giorno ero andata con lì quando siamo andati a fare la Torino Noir, no? E c'erano sti tizi che mi dicevano, ma tu non si sente l'accento, non si sente che lei sei pugliese. Ho detto, aspetta, che cosa? Che cosa? Che bello, però bene. Sei è quello che allora, ti viene meglio. Io prima di entrare a casa per... Sì, arriva Babbo Natale! Io non ci credo. Questi sono tutti ma miei. Ma l'idea non si equilibra? Dentro ci sono i regali. Questo è tuo, da parte mia. Ma sei matta? Assolutamente, ma mi fa un po' di patata che non ci
Ma no, ma io sta cosa... No, ma io ti ho fatto un pensierino. Un pensierino è gigante, un pensierino è stato... Che bello! C'è Babbo Natale! Scusate! Cosa c'è lì dentro? A casa del piano race, ma... Ah sì! Macchina! Allora, tutte! A casa del piano race, ma c'è una regola, vero? Molto spaventata. Allora apro quello di Alida perché io lo stelle, perché sennò non sta pure. Ma lo scontrino è voluto, vero? È per fare il cambio. È quello senza importo. Scema. Io sono stata cattiva, non li ho ancora fatti. Vergognati. Beh, così almeno sai quanto ho speso e puoi farmi un regalo più caro. Grazie. Grazie Arturo! Sì. Cagnolino. Grazie. Allora Marta, io ti ho fatto questo regalo che è un doppio regalo, perché è un po' per la casa, un po' per te. Apro, perché io te lo voglio prendere una cosa da Zurigo. Vabbè, cosa fa vedere mi fai? Perfetto, sta per insultarti. Ma vibra. Mi vero sentito. È una paperella vibrante. Quella la poesia usare. A modo perfetto. Stella mentre apre il mio regalo, che tra l'altro è l'unico che ho fatto, quindi non posso capire. Perché? Leggi il bigliettino prima. Perché rossa la sia meno? Eh? Perché rossa la sia meno? Perché comunque c'è abbiamo dei problemi. Ah, ok. Bellissima presenza di equilibrio e natura siberica, questa è stata. Ah sì, lo sapevo! Grazie! Quanto è fedeltà? Grazie! Io cosa apro? Apro questo qua, va? Ali, apro il tuo che non so assolutamente cosa può. Verrai sarai sorpresa perché c'è un doppio regalo lì dentro. Due cose. Mia cara, non è che io non ricevo gli input. Volevi qualcosa di brillante? Sì! Che wow! Mi sono fatto bene a fare la Allora, guardate, io e Patti siamo praticamente, sembriamo le gemelle Kessler. Guarda, con quattro pompon, perché ne abbiamo bisogno. Siamo uguali. Ci girano i pompon. Siamo irriconoscibili se ci metti vicino. Certo. E ma tu hai gli occhiali. Cioè, nel senso una cosa particolare.